baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tan tan tan. Una stretta di mano, un bacio, un abbraccio, addirittura un inchino. Fra i diversi modi di salutare, il bacio resta la forma più gettonata a Sulmona, stando alla nostra raccolta di opinioni. Una piacevole scoperta proprio nella giornata mondiale del bacio, celebrata oggi 6 luglio, che scandisce tutti i tipi di rapporto. Non solo il bacio dato al marito alla moglie, al fidanzato alla fidanzata, alla mamma al papà, ma anche quello dato all'amico, al conoscente che si rincontra dopo tanto tempo. No, no, io so il bacio con tutti, dai bambini più grandi. Niente. Motore? Io bacio tutto, no, io bacio tutto, maschio e femmina, perché è un atto d'amore il bacio, è importante. Poi chiaramente sotto la strada di Ovidio è un altro valore, aggiunto. No, stretta di mano, stretta di mano. Eh sì, ma il bacio non quello alla coppia. No, una stretta di mano. Fernando, dipende da chi, no? Quando io saluto, dipende, se è una persona che è molto affettuosa, gli si dà un bacio, come si dice, molto cordialmente. Se no la stretta di mano va benissimo. A volte con il gentil sesso è carino anche un bacio. Sì. Con le persone amiche con cui c'è un rapporto amichevole sicuramente sì. Il World Kiss Day è nato in Inghilterra nel 1990 ed è diventato molto popolare. Dato per bene, il bacio impegna 35 muscoli facciali, 112 muscoli posturali, circa 80 milioni di batteri, ma fa un mondo di bene. Alla francese o in versione tradizionale resta il gesto d'amore universale, ma non si bacia solo per amore, ma anche per salutare, come ha dimostrato la nostra raccolta di opinioni. Resta infatti un gesto di eleganza, rispetto e signorilità. Baciami, baciami, baciami.